sa anche che rispetto a questo non è possibile alcuna delega. Cosa voglio dire con questo? Che sa, questo mettersi in gioco significa che ogni volta noi dobbiamo provare su noi stessi quello che significa fare i conti con un altro sapere e non delegarlo ad altri. In più, l'altra cosa interessante che Lina dice, questo l'ho preso da alcune interviste di giornale, eccetera, è che bisogna anche fare i conti con il tessuto sociale e ambientale in cui viviamo, e chiaramente per lei Napoli rappresentava questa città assolutamente attraversata dal femminile, in cui si ha la fondazione di una civiltà che non è quella ellenica, come vedremo, ma la civiltà mediterranea, cioè la civiltà che viene prima, quella che ha origini orientali, egizie, quindi non quella che nasce con la filosofia e con il metodo socratico, che tra l'altro lei denuncia essere un metodo, con tutto l'amore che possiamo avere per Socrate, ma comunque l'arte maieutica viene presa dall'esperienza, diciamo, del parto femminile. Lì si partoriscono idee, le donne partoriranno corpi mortali e in quanto tale dalla svalutazione della materia si avrà poi anche, diciamo, la svalutazione della donna nella cultura occidentale. Quindi Napoli, appunto, questo è molto importante, intendo Cuma come sua prima fondazione, il mito della sirena partenope, quindi questa impronta estremamente femminile e direi anche musicale di questa città, non a caso perché poi le sirene cantavano, le muse, eccetera. Quindi il suo sapere, il sapere di Lina, non può essere accolto e capito se non ci mettiamo predisponendoci all'ascolto, lasciando in noi uno spazio aperto, vuoto, di non sapere, che tra l'altro è la prescrizione che si dà ai saggi. Il saggio è colui che sa di non sapere, non che sa di sapere tutto. Quindi fa un vuoto all'interno di sé. E quindi anche oggi, quando parliamo, chiamiamo i saggi come se i saggi potessero riempire. No, i saggi mettono in discussione le cose, non coprono, non chiudono i buchi, diciamo, aperti da altri. Che cosa significa quindi accogliere un sapere non colonizzato dalla parola e dalla modalità di pensiero, diciamo, maschile? Qui vedo molti uomini, intendo una struttura patriarcale che tra l'altro molti uomini lo hanno criticato, il libro sul matriarcato, vi ricordo, no, che è stato scritto da Bakufen, che era appunto un uomo. Quindi che cosa significa accogliere un sapere non colonizzato fuori da schemi già preordinati e stabiliti? Per Lina significa arrivare in quanto donne a vedere in un modo non patriarcale, quindi come vivere in un mondo e come essere in un mondo fuori, che è una cosa difficilissima, fuori da uno schema patriarcale. Ed è questa la rivendicazione femminista che lei, diciamo, oppone e che attraversa anche Penthesilea, con il grido di Penthesilea, che è un grido di dolcezza e di aggressività, di amore e di odio, perché c'è un rifiuto di farsi imprigionare in qualsiasi etichetta per avere un libero riconoscimento della forza femminile. Nel 1969 il gruppo delle Nemesia, che lavorano a un progetto sui Campi Flegrei, si chiama Analisi e prospettive di un territorio. In questo progetto si cerca di delineare una sorta di ricerca mitologica sulla Grecia antica, vi ripeto, la Grecia non ellenica, con l'intento di rivivere il mito, riappropriandosi delle radici e del territorio dimenticato, quindi recuperare anche quelle che sono le tracce degli antichi riti. Perché l'idea del gruppo delle Nemesiache e che da questo si trae alimento per il simbolico, diciamo, delle donne. A Cuma Lina scopre le tracce di questa civiltà diversa, di questa civiltà matriarcale. Che cosa significa questa civiltà matriarcale? Ora qui ci sarebbe da altro che parlare un quarto d'ora, però la cosa interessante è che si ritrova anche nel testo di Bakufen, che chiaramente mi sono andata a rivedere insieme a Christa Wolf, che è un'altra che dedica pagine bellissime alle eroine tragiche della Grecia antica come Medea e Cassandra, eccetera, è questa capacità di transitare.
E questo è estremamente importante, il fatto di transitare da una dimensione a un'altra. Cioè, mentre nel dualismo si crea una spaccatura per cui o si sta di qua o si sta di là, vita, morte, bianco, nero, sole, luna, eccetera, in questa civiltà matriarcale lo spirito che aleggiava era la possibilità invece di andare da una dimensione all'altra. E questo Kuma, diciamo, in quella che è la sua mitologia di questa terra che racchiude gli inferi e allo stesso tempo una bellezza, diciamo, della natura dirompente, ecco, può essere il simbolo di questo e può aiutarmi anche a farmi intendere da voi, appunto, questo saper passare da una dimensione a un'altra, che significa anche dalla terra all'acqua. Il mistero materno, e questa è una cosa che poi mi ha aiutato a capire quello che vuole dire Lina, è l'elemento misterico più antico dello sviluppo religioso. Quindi qua c'è in questa civiltà matriarcale una modalità di relazione al divino, alla trascendenza, chiamatela come volete, comunque all'infinito, a una dimensione che non è quella del fatto terreno, che è profondamente sentita. E questo è estremamente legato a questa potenzialità, direi quasi magica, della parto, cioè del fatto che c'è questa generazione, c'è questa fecondità, che la natura è ciclica, che tutto ritorna. E da qui poi la sovranità materna di Demetra, che tra l'altro racchiude la sintesi di terra e corpo, perché entrambe sono feconde. Tra l'altro ho scoperto che Creta significa proprio madre terra in greco antico, e quindi c'è questa simbologia che mantiene unite la fertilità del corpo materno con quello, diciamo, della terra, bagnata, diciamo, dalle acque, perché l'acqua è l'altro elemento simbolico estremamente forte. Quindi vedere questa luce religiosa, che è una religiosità assolutamente pagana, non ancora contaminata dal dio degli eserciti, il dio potente dei monoteismi. Conoscere le radici della nostra civiltà significa ricreare un nuovo umanesimo. Ma questo nuovo umanesimo, per Lina, significa prendere coscienza di questo sapere che è stato cancellato nella storia. Quindi un sapere, diremmo, come mi trovo nelle ultime volte a dire spesso, fondato sul due della conoscenza e non su una visione unica del mondo. Bakofen dice: il principio di ogni sviluppo storico giace nel mito. Il mito porta in sé le origini. Senza la conoscenza delle origini, il sapere storico non giungerà mai a un'intera conclusione. E questo è importante, perché per molto tempo si è dato valore solo alla storia, in quanto storia costruita, la storia assoluta, eccetera. Forse Convico, ancora una volta, che non a caso era napoletano, entra anche in gioco il ruolo della poesia che fonda la storia e del mito che sono, che sono proprio la sua origine femminile. E ho trovato anche un'altra cosa che oggi è estremamente importante per noi, e mi riferisco soprattutto alle donne, perché attraverso Pentesilea Lina lavora sul rapporto tra donne che vivono all'interno di un mondo in cui si paga sempre un tributo che è o quello dell'esclusione, e quindi 2000 anni di storia che ci hanno escluse dalla polis, oppure dell'inclusione. Venite, siete come noi, assimilazione. Lina e Pentesilea urlano che queste due modalità, o l'esclusione o l'inclusione, non, come dire, loro non ci stanno a questo. E come diceva Hannah Arendt, ad un certo punto dice: preferisco di no. Rifarsi a un periodo mitico, dunque, quello delle dee matriarcali, per Lina significa anche rifarsi a un periodo in cui c'era ammirazione e passione, amore tra le donne. Poi che cosa accade? Che nasce la morale patriarcale, la metafisica occidentale,
che instaura quello che dicevo prima, un dualismo rigido tra le varie fasi e parti della vita. E inizia lì anche la separazione e la competizione tra le donne. Questo per chi ha il testo lo trova a pagina 18. Morale infetta che mi uccide, mi urla civiltà, comprensione, contegno. Servi ipocriti della sopravvivenza, scrive Lina. Liberare la mente inchiodata dal peso dell'obbligo di essere lineare. Nausea. E poi lì mi ritorna ancora Bachofen. Perché cosa ci dice Bachofen? Ci dice che l'aspetto morale della civiltà, cui appartiene il diritto materno delle civiltà, diciamo, matriarcali, è un diritto che riflette la legge della vita materiale corporea, anziché quello della vita superiore dello spirito. E ancora una volta Lina non ci parla dei saperi, del sapere dei libri, di quello accademico, ma un sapere che è iscritto nelle cellule, lo dice. Quindi l'origine da un medesimo, diciamo, tronco è il fatto che questo sapere attraversa le cellule, fa sì che si crei un legame più intimo tra donne, cosa che, come sapete tutte, si è perduto ed è molto difficile ogni volta ricostruire. Quindi c'è una sorta di tradimento tra donna a donna. Le donne dovranno combattere tra di loro per farsi notare dal padrone in una società patriarcale. E qui non faccio la battuta, ma insomma penso che ci arrivate anche voi. Penthesilea alle altre donne. Lei arrabbia contro le sue ex compagne di lotta, perché ad un certo punto, con l'instaurarsi di questa legge morale patriarcale, le altre donne cedono. Lei non cede, un po' come Antigone, no? Che va nella tomba e la sorella, che ha un'altra, diciamo, formazione, resta in vita. Quindi rabbia contro le sue ex compagne di lotta, sedotte da uno stupido potere, il consenso. Consenso basato molte volte su fantasmi che non sono altro che fantasmi di un trionfo vittorioso maschile.